Walter Nocito. Ciao Martino. 13 settembre potrebbe essere la data, o meglio Election Day, perché si dovrebbero concentrare le elezioni regionali laddove si deve votare per il cambio del Consiglio regionale, il referendum costituzionale e addirittura anche le amministrative, le comunali. Un bel polpettone, possiamo dire. Sì, il 13 settembre è un'ipotesi che nel governo hanno proposto, ma non c'è una delibera, non c'è ancora, diciamo, l'atto legislativo che prevedeva una precedente proposta parlamentare depositata al canale del 15 settembre, 15 dicembre. E invece no, fare il 13 vuol dire l'estate, insomma. Questo, ci sono molte conseguenze. La principale delle quali è l'abbinata col referendum, perché il referendum spacca le forze politiche. Non è vero che tutti sono per il sì e tutti sono per il no. In ciascuna forza politica qualcuno vuole votare sì e vuole qualcuno votare no, e la società civile è forse, dopo sei mesi, sette mesi di lockdown, credo che non si senta pronta a votare a settembre per il referendum costituzionale, cioè quello che riduce i numeri del Parlamento di 345 parlamentari in meno. Ma tu come te la immagini una campagna elettorale? Io faccio fatica a immaginarla, difficilissima, sotto l'ombrellone, ma non solo sotto l'ombrellone, sul web, perché poi il divieto d'assembramento è sicuro che giugno-luglio ci sarà. Agosto è un po' aperta la partita tra il turismo, l'assembramento e anche, diciamo, il turismo interno. Io credo che però votare a settembre non sia una ideale data per l'Italia, perché non siamo in Germania. La Germania, la Danimarca, la Svezia votano tutte a settembre. In Italia le temperature e anche la mentalità non credo che ad agosto consenta di fare la campagna elettorale, a meno che in quelle regioni si vada a votare in blocco per confermare gli attuali consiglieri regionali e presidenti, e infatti in alcuni casi sono gli uscenti che si ricandidano, per esempio la Campania, la Puglia, ma anche la Liguria. Ecco, dobbiamo addirittura pensare che si andrebbe a bloccare ulteriormente anche il comparto turistico. Eh sì, perché poi fare un'iniziativa neanche in un albergo a fine agosto, inizio settembre, ci sarebbero ostacoli, convenienze strane, ma anche le piazze non sono la stessa cosa con 35 gradi o con 20-25 gradi come può essere a ottobre o ad aprile. E poi c'è anche da fare questa valutazione: per alcuni sarà questa voto, se si voterà il 3 settembre, un referendum su che cosa ha fatto Conte, il suo governo, i suoi ministri, la sua maggioranza politica, e quindi per alcuni aspetti un referendum contro la 5 Stelle, un referendum contro il PD. Questa sarebbe un'arma che ha in mano Meloni e Salvini, e Berlusconi si troverebbe un po' stretto nell'angolo, perché lui esercita funzioni sulla scala regionale. Si pensa alla Liguria e alla Calabria, sono entrambe regioni berlusconiane, e non si sa poi l'atteggiamento dei politici sul territorio. Ripeto, l'incrocio fra referendum costituzionale e regionali, cinque regioni grandi, crea qualche problema, qualche asimmetria di valutazione, a meno che tutti non vanno a confermare quello che hanno sempre pensato e fatto negli ultimi anni, cioè le regioni di destra confermano gli uomini di destra, Puglia e Campania e la Toscana, che non è piccola, confermano gli uomini di sinistra. In Toscana c'è il nuovo soggetto, il candidato è Gianni e non è l'uscente Rossi, ma le regioni, abbiamo capito, ha sprombattuto in questi mesi, che sono uno zoccolo duro dell'Italia, sono un soggetto essenziale, potente e che muove interessi a livello regionale italiano ovunque, non solo a Lombardia ma anche la Calabria, ce ne siamo accorti con le ordinanze Santelli. Ecco, e per concludere dobbiamo guardare per l'appunto al turismo. Già per esempio dalle aree del nord incominciano ad arrivare dei dati poco confortanti per quanto riguarda la perdita dei posti di lavoro. Delle frontiere e della riapertura ancora si sa poco o niente, o meglio si danno delle date, dovrebbero esserci delle certezze.
e turismo interno, ma chi se lo può permettere? Sì, 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 il presidente Conte ieri mattina mi pare che nelle sue comunicazioni parlamentari sia alla Camera sia al Senato della Repubblica abbia detto espressamente a tutti i cittadini e ai politici italiani parlamentari: lavorate per il turismo interno, fate un piccolo sacrificio, non pensate di andare all'estero, ma andate in vacanza in Italia, tant'è che il decreto che è stato presentato e pubblicato, decreto legge, prevede il bonus turismo alle famiglie di livello medio e medio basso, cioè dei soldi da spendere nelle strutture italiane. Basterà questo a mantenere in vita tutte le strutture turistiche italiane e tutti i posti di lavoro del turismo? La maggioranza degli opinionisti, io fra questi, diciamo di no. Ci sarà un sacco di gente in Italia, al nord e al sud, che non può lavorare nel turismo e lavorerà in altri settori. L'agricoltura, i servizi nuovi, il settore ambientale e l'investimento pubblico, ma non credo a luglio e agosto, dopo luglio e agosto sarà una fonte di lavoro, ma la disoccupazione italiana non starà sotto il 12%. Questo ce lo dicono Commissione Europea, Banca Centrale e ce lo dicono tutti gli studi di ricerca. La disoccupazione e il debito sono destinate ad aumentare in Italia nei prossimi mesi e il 2020 è stato e sarà l'annus horribilis per quanto riguarda proprio i parametri economici. È saltato il bilancio, il nuovo bilancio già nella legge attuale in conversione. L'Unione Europea deve valutare questa situazione. Io direi che le regioni sì, contano sugli interessi territoriali, ma gli interessi nazionali si fanno e si gestiscono con garanzia a livello europeo e ci sono gli appuntamenti europei. Non ci scordiamo che insomma gli organismi europei sono rafforzati dalla crisi Covid. Non è vero che hanno vinto i sovranisti, stanno vincendo quelli che in Europa hanno una forte identità, un forte bilancio e anche le idee chiare: Francia, Germania e, se vogliamo, Spagna e Portogallo. Beh. L'Italia al momento ha le sue idee, deve farle valere in Europa, questo sì. E poi ne parleremo la prossima settimana, sì. Vediamo se ci riuscirà a far valere le proprie idee. C'è da verificare idee. Tutta la settimana prossima sul passaggio europei del Consiglio dei Ministri, perché gli strumenti, i quattro strumenti che già citavamo, compreso il MES attivato o attivabile, non sono definiti in tutti i dettagli e alcuni paesi come la Spagna, la Francia e l'Italia non sanno se e come attivare il MES, nonostante le posizioni politiche di alcuni uomini di governo in questi stati. Probabilmente l'Italia userà il MES a condizioni che però vanno trattate. Questo è il punto.